Siete sollevati? No. No, perché? Perché c'ho l'attività, non ho niente da dire. A mia, non mi interessa niente, non va. Allora, la mafia lo sa dov'è? A Roma. Quindi quando ci siamo a te, quando ci siamo tutti, ci vogliamo qui. Alla fine non ci teniamo incatenato per sempre. Il bambino l'ha tenuto incatenato per 2 anni. Quanti altri grandi politici fanno sport e cose, tutte abbiamo la giusta. Lei è? Salvatore Catalano, fratello di Agostino, è morto il 19 luglio del 92 assieme al giudice Borsellino. E oggi finalmente un po' di giustizia. Finalmente da lunedì scorso al 16 siamo riusciti. La cosa che più mi ha devastato, io direi devastato, è stato saperlo qua. Che so. Lei abita qui? E io abito qui a 500 metri. Quindi andavate nello stesso supermercato? Guarda caso io vado alla Coop e il sabato lui, il 14, era lì a fare la spesa. Fa male sapere che era un suo vicino di casa. Certo che fa male, certo che fa male. Non tutti siamo mafiosi. Sindaco, ieri è stata una giornata emozionante, siete stati accolti dagli applausi. Cosa cambia da oggi per Castelvetrano? I problemi dopo l'euforia sembrano anche più gravi. Qui c'è bisogno di lavoro, perché attraverso questo noi sconfiggiamo davvero la mafia. Con tutti questi beni confiscati si perdono posti di lavoro. Quanti beni confiscati ci sono nella sua città? Tantissimi: terreni, fabbricati, strutture, opifici, oleifici, ammontano a svariati milioni di euro. Nessuno è interessato. Hanno bisogno di investimenti così copiosi che il tessuto economico-sociale così debole come il nostro non ha. L'imprenditoria mafiosa ha infatti meccanismi gestionali estranei al libero mercato e al normale accesso al credito. Ma un esempio positivo a Castelvetrano c'è. È un centro commerciale, ci sono circa 140 persone. Poi nell'indotto altre 200-220 persone certamente. Questo è un po' il simbolo di due re senza più corona. Chi sono? Uno è sicuramente Giuseppe Grigoli, che aveva fondato questo centro commerciale. Era una persona molto vicina a Matteo Messina Denaro, era un suo prestanome, così è stato riconosciuto nelle sentenze di confisca definitiva. Quindi questo bene è stato confiscato al re dei supermercati. Nell'ottobre 2013. Andiamo sul tetto, dove ci sono altri beni confiscati all'altro re, anche lui in carcere. Questi sono i pannelli che abbiamo acquistato da una società confiscata a Vito Nicastri, il re dell'eolico, per realizzare un impianto fotovoltaico da 250 kWh. Con il sostegno dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati riusciamo a dare una speranza a questo territorio, ai territori in generale, che sono massacrati dal fenomeno criminale. E anche a chi dice che confiscando le aziende si perdono posti di lavoro e che quindi... Questa è la nostra scommessa. Una scommessa a cui purtroppo a Castelvetrano non credono tutti. Sì, lei lavorava per Grigoli. Grigoli. E quindi quando è stato confiscato ha perso il lavoro. Sì. Abbiamo un paese disciutto e siamo ancora qua. La gente muore di fame, non è solo la stessa. Quando ci siamo a te, ci vogliamo tutti.